nuovamente in questo angolo della magia, ma prima di passare al gioco di prestigio, Lori, hai qualcosa da dire? Sì, oggi mi voglio presentare un buonissimo timo dal profumo antico e intenso che nasce spontaneo nei monti agrigentini, sempre per delizie d'Agrigento. Bene. Ok. Io invece presento Any Card, Any Number, un classico della cartomagia. Dimmi una carta, ad esempio 7 di quadri, a un altro spettatore gli chiedi dimmi un numero, 7, tu conti 7 carte e si ritrova la carta scelta. Questo è un classico della magia, ce ne sono tante versioni. Questa è la mia versione personale, perché ho creato, dalla regia a un primo piano, un mazzo di carte normale, tutte differenti, cuori, quadri, fiori e picche, e un mazzo di carte invece numerico. Dunque, i numeri dall'1 al 52, perché 52 sono le carte da gioco e 52 anche le settimane dell'anno, 41, 39, dall'1 al 52, tutti i numeri. Inizio con te. Scegli un dito della tua mano. Indice. Le carte, ci tengo a precisarlo, sono tutte differenti. Da sopra, con il dito, mi tocchi la carta che vuoi. Sì. Questa. Perfetto. Guarda questa carta, io giuro, parola d'onore non guardo, dalla regia un primo piano. Questa carta viene riposizionata in mezzo al mazzo e squadro le carte. Taglio. Alzo. In questa maniera abbiamo sperso la carta nel mazzo. Entri in gioco tu, Lori. Carte numeriche. 22, 25, 36, eccetera, eccetera, eccetera. Scegli un dito della tua mano. Certo. E da sopra anche tu indichi, tocchi una carta, quella che vuoi. Questa. Perfetto. Lori guarda questa carta. Io mi volto, parola d'onore, ripeto, non guardo, e la riposiziono qua in mezzo al mazzo. Taglio le carte, così, possiamo fare così, così e così. Queste sono le carte numeriche, queste sono le carte da gioco. Ti chiedo, vuoi dire ad alta voce sì. La tua carta? 10 di cuori. 10 di cuori. Lori, vuoi dire ad alta voce il numero che hai visto? 12. 12. Allora iniziamo dalle carte da gioco. Io te le consegno in mano e tu una per una le conti e le giri e le metti sul tappeto verde. Quindi arriverà al numero 12. Ok. Prego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fermati, questa è la 12ª, vero? Sì. Miracolo, se è la tua carta, ma qui il gioco è ancora più miracoloso perché questa carta, la 12ª, è il numero 12, il numero che Lori ha capito. E ora arriviamo alle carte numeriche. Questa volta, Lori, ti consegno le carte in mano. Okay. Una per una le conti, quando arrivi alla 12ª ti fermi e creiamo un po' di suspense. Vai! Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Questa? La 12ª? È la 12ª carta? Sì. Mi viene un dubbio. Trucco, magia, coincidenza, qualsiasi sia la spiegazione, questa è la carta che tu hai scelto, il 10 di cuori.